quando non pioveva, andavamo a fare dei lavori sul rotto. Ok, allora, oggi volevo spiegare quel progetto trascorso insieme alla prima. Allora, subito nel lavoro botanico del primo giorno abbiamo la prof. Sara Urgine che ci ha fatto disegnare un ciclo vitale di una pianta di zucchino. Questo è il disegno di Tom Buscio, che ovviamente l'ha fatto meglio di me, però io non mi ero tanto... mi volevo un po'... eccetera. Poi i ragazzi della Puma hanno dato dei gigli, la prof Rogelio, come sempre, ha aperto uno e ci ha fatto vedere la produzione del... Mariosa? Quanto pensavi invece che ci mettessero una pianta a crescere? Dipende. Se le piante sono grosse come i pini, qualche qualche anno, però certe piante possono nascere dopo una settimana, come certe. Dipende dalla grandezza, non dipende. Qualche dubbio? Qualche dubbio? Se avete un dubbio, sono qua. Perché le piante non sono tutte uguali. Rosmarino, ti faccio un esempio un po'. Rosmarino non è uguale alla menta. Cambia sia la forma che il profumo. E i colori sono diversi. Un girasole non è un girasole non è uguale a una pianta di fragola, capisci? Allora, è così. I profumi cambiano, i colori cambiano. Spiega che noi siamo diversi. Qui ti faccio un altro esempio. Se tu sei svegliato puoi essere Simone del Bene. Non deve nascere un po'. Anche le piante hanno questo sistema, quindi nascono tutte diverse. Perché se no non ha gusto. E se, è come se tu metti. Non puoi mettere un geranio insieme a un giro, capisci? Hanno i colori diversi, hanno dei